è uno dei custodi del parco di Terramaini da 3 anni, un passato da guardia giurata, quindi il ramo è sempre quello. Alessandro Mulas, 53 anni di Cagliari. Servizi di vigilanza, insomma, ho esperienza. Ho fatto quasi 12 anni di guardia giurata. E stipendio che non arriva da 2 mesi. Stipendio che non arriva da 2 mesi. Questo problema praticamente c'è, si è ripresentato, perché noi siamo stati acquisiti da questa cooperativa Santo Stefano da settembre e i primi stipendi li abbiamo ricevuti sotto le feste di Natale, dopo aver messo in essere tutta una serie di iniziative col sindacato. Dopodiché, nel periodo di Natale, ci siamo regolarizzati con gli stipendi, dopodiché è risuccesso il tutto e ci ritroviamo adesso quasi a metà febbraio che dobbiamo ancora prendere lo stipendio di dicembre, di gennaio. Anche lei 1.400 al mese? Sì, lo stipendio all'incirca è quello. 6 ore di lavoro al giorno? Sì, in media. Ci sono dei giorni che ne facciamo 8, i festivi facciamo 8 ore, turni, 3 turni da 8 ore. E gli altri giorni possono essere 6 e mezzo oppure 5 ore e mezzo. Da dicembre a oggi, insomma, da quando non sono più arrivato lo stipendio, quali rinunce, quali quelle principali nel suo caso? Le rinunce sono le cose normalissime, cioè anche andare a mangiare la pizza con degli amici. Dobbiamo sempre dire no, abbiamo altri impegni, perché spendere 100 euro così se arriva lo stipendio tutti i mesi, ogni tanto si può fare, ma in questo caso dobbiamo rinunciare. Oppure la spesa al discount, perché devi non sapendo quando arriva lo stipendio devi rinunciare a comprare anche l'articolo di qualità, il prodotto di qualità, perché alla fine non ci rientri. Lei è sposato, ha figli? Sì, sono sposato, ho un figlio di 15 anni che... Unico stipendio che entra in casa. Unico stipendio, quindi monostipendio. La situazione è molto problematica. Basti pensare che anche chi prende lo stipendio tutti i mesi con il costo della vita di oggi non è che può fare chissà cosa. Quindi io adesso mi rivolgo, se qualcuno del comune o chi comunque per la loro fortuna il 27 di ogni mese, che ci siano coronavirus o che ci sia la SARS o che ci siano tempeste equatoriali, lo stipendio loro lo prendono. Noi stiamo lavorando per un parco comunale, il comune paga ed è giusto che il personale sia retribuito.